Buongiorno amici, fatto tardi ieri sera con la puntata di GF, così siamo tornati. Ma ricordate, memorizzate questo video perché siamo a giorno 4 di 21. 4 di 21, un impegno che abbiamo preso insieme e dobbiamo semplicemente, ragazzi, allenarci come ogni giorno con questi video. E con questi video vedremo il punto di vista più stretta in meno di 3 settimane. Perché li stiamo facendo? Lo stiamo facendo per un motivo molto molto logico e lineare. Allora, voglio anche mettere la mia palestra online, perché una volta che tu hai cominciato a fare i movimenti che ti piacciono, come ci dici, ah, quanto mi piace fare questi movimenti, ah, visto che ho avuto un risultato, che cosa succederà? Succederà che quando vedi un risultato e vedrai il risultato con 21 giorni di questi esercizi, io ti faccio vedere che cosa succede a un corpo allenato. Un corpo allenato con il tempo giusto, perché ogni quadrante o diciamo zona del tuo corpo ha bisogno dei suoi tempi, e i tempi cambiano, ok? Magari il gluteo ha bisogno di più tempo, ma punto vita è bello perché non lo usiamo mai. Noi, questo è quello che fa punto vita. Cioè sono i muscoli, gli obliqui che ci permettono di fare dei torsioni. Ovviamente durante l'arco della giornata vado in avanti, posso anche tornare indietro, ma è difficile che faccio questi movimenti durante l'arco della giornata e di conseguenza sono muscoli che possono essere un po' rilassati. Qui oggi andremo a fare veramente due dei miei esercizi preferiti e molto lineari, mettendo un bastone telescopico dietro la nostra testa e le braccia sono appoggiate comodamente. Quello che stiamo concentrando in questa torsione, in questi movimenti, è un addominale che frena il movimento. Vado, freno, freno e freno. Il freno è quando c'è la contrazione del punto vita, quello che ci darà i risultati sul punto vita e sulle nostre, diciamo, muscoli. Oh, come facciamo questo challenge? Super semplice. Uno, cuori. Devo vedere i cuoricini, eh. Cuori, cuori, cuoricini a voi, cuoricini a voi. Se volete, non so se vedete la mia, vedete il link, link sotto della mia palestra online, perché dopo che tu fai circa un mese dei miei 5 minuti, vedrai che hai voglia di continuare. Palestra online, abbiamo challenge più lunghi, un challenge di 10-15 minuti, dove ti svegli la mattina e fai il tuo allenamento, e comincerai a vedere che lo sport diventa una parte della tua vita come il caffè. Prima mattina ti svegli, prendi un caffè, con me potete anche, scusatemi, basso poco a poco così potete vedere meglio, ecco, e avrete voglia di fare, diciamo, di più affinché diventi sportivo. Io non so quante migliaia di persone sono diventate, o centinaia di migliaia di persone sono diventate sportivi grazie alla mia tenacia, di farvi i DVD, gli allenamenti e gli spronamenti. Se tu sei uno di quelle persone che è cambiato il minimo modo del tuo stile di vita grazie a me, raccontala qua in questo chat. Dice sì, Gil, io sono uno di quelli. Sì, Gil, vediamo se mi dà questo. Thumbs up. Ah, vai, Facebook, dammi il mio thumbs up. Yes. Non mi sta dando thumbs up. Oggi, niente, insensibile a me oggi. Allora, andiamo a vedere dove andiamo a lavorare con questi zoni, perché arriviamo anche sulla schiena, addominali tesi, comunque i nostri obliqui vanno a fasciare il punto di vista, vanno proprio ad aiutarci a avere tutto un rinforzamento, però senza fatica, non è assolutamente stancante. E perché uno dice, ma cambia esercizio? Non cambio esercizio, perché questo esercizio, se lo faccio per 5 minuti, mi darà i risultati che cerco, senza troppo acido lattico, senza fatica e senza problemi. E quando tu, allora, scatti però la foto, se io sento una persona dopo 3 settimane dice, non vedo tante differenze, no? Non vedo le differenze, perché io ho provato, non vedo le differenze. Ha detto, amore, se l'occhio si abitua, se io cambio il mio colore di capelli, oggi mi sembra nuovo, ma già da domani, già no, mi riconosco col mio colore di capelli o taglio di capelli.
o qualunque cambiamento, perché il cervello si abitua velocemente. Così io, se penso con un esercizio o con un integratore o qualcosa di non vedere i risultati, ma poi vedo le foto e le foto mi fanno vedere i centimetri in meno, mi fanno vedere magari una gamba più snella, in questo ovviamente non ti darà la gamba più snella, però se vado a controllarmi a distanza, io vi garantisco che i nostri foto daranno sempre il risultato. Ti dico un altro motivo per il quale oggi faremo solo 5 minuti di torsioni, perché ogni singolo allenamento qui su questo gruppo di challenge, 21 allenamenti dedicati a vostro punto vita. E questi 21 allenamenti, sto provando di fare ognuno diverso, così non è ripetitivo, ti permette di avere tanti esercizi senza mai annoiare, e tutto quello che devi fare è andare sulla mia bacheca, memorizza questi video, memorizza 1 e 2 e 3 e così ogni giorno per 21 giorni. Potete fare questi esercizi che ti garantisco, parole di Jill Cooper, mi metto la firma, avrai centimetri in meno, centimetri in meno, continuiamo. Se vogliamo ampliare o amplificare l'efficacia di questo, quando porto il braccio destro in avanti, porto le gambe destre indietro, come se stessi lanciando. Avete mai visto quelli che lanciano il martello olimpionico, no? Fanno questo uno, due, e poi fanno quel giro su loro stessi. Ecco, vai e vai, ti faccio vedere, lo facciamo insieme, qui e qui, torsione, così porto la gamba in tiro, la spalla in avanti, e sento proprio il lavoro che mi permette di avere quello che voglio, cioè una torsione di busto che mi aiuta tanto a avere un risultato. Andiamo ancora 8, ancora 7, ancora 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e 1, ultimo, 8, e 7, e 6, e 5, e 4, e 3, e 2, e abbiamo fatto più di 5 minuti del nostro punto di vita di oggi. Devono essere 5 minuti perché 5 minuti ce l'avete tutti, non mi dire che non ci avete 5 minuti, non voglio sentire che siete pigri, non vi voglio sentire, ma tu Jim non capisci perché c'ho lavoro e famiglia e bambini e cani e gatti, perché ce l'ho anch'io, ok? Magari mia figlia adesso è grande e non ce l'ho i figli, però 5 minuti ce l'avete tutti, ok? Misuriamo punto vita, foto così, foto così, foto così e foto così, e dopodiché fai 21 giorni di questi allenamenti e ci vediamo fra 3 settimane per vedere i risultati ottenuti. E poi cominciate, se volete, a mandarmi le nuove richieste per, diciamo, fammi vedere se mi dà le fuochi di artificio, le nuove richieste della nostra nuova challenge che sarà fra 21 giorni. Sto cercando le mie fuochi di artificio perché ogni tanto me le dà. Ok, uno mi ha dato questo. Ok, fin qua ci siamo contenti. Fuochi di artificio! Me la dà? Fuochi di artificio! Se uno mi dice che cosa sto facendo, c'è un effetto qui su Facebook che è divertentissimo, però non so esattamente che... Fammi vedere se è così. Fuochi di artificio. No? Fuochi di artificio! Non me la dà? Eh sì! Me l'ha data! Fuochi di artificio! Ce l'ho fatto! Va bene ragazzi, vi adoro, spero ogni giorno di svegliarmi e darvi uno sprone per andare avanti. Oggi è il 15 marzo, chiudo purtroppo con un note un po', non un po', estremamente dolente per me. Oggi è l'anniversario della perdita di mia sorella, però sono qua e sto lavorando per un motivo molto semplice. Mia sorella era una sportivissima, era una campionessa di basket e di pallavolo, era temibile, cioè veramente io vengo da una famiglia di fratelli, eravamo tutti atletici e tutti sportivi, abbiamo fatto tutti, mio fratello football, mie sorelle, perché ho 2 sorelle, atletica leggera, pallavolo e basket, mia sorella, quella che non c'è più, Wendy, era in particolar modo molto brava nel basket e di volley, invece mia sorella Kelly molto brava nel pallavolo e atletica leggera, io ora atletica leggera e pallavolo, ma detto questo
Quello che ho capito dalla perdita di una persona cara è che comunque non devi vivere di meno, devi vivere per due. E così conosco mia sorella, è la mia più grande sostenitrice, e io so che lei sta qui da qualche parte dicendo: go Jill, ridi Jill, balli Jill, fa sorridere le persone, perché il mondo non si rende conto quanto è importante la vita. E ci perdiamo nella vita a criticare gli altri, a impotrancenirci perché ci hanno fatto male, a permettere i mostri a mangiare il nostro potenziale, e non viviamo, anziché vivere noi sopravviviamo. Invece io dedico questo allenamento a mia sorella Wendy oggi, tentando di non piangere con tutto il mio cuore. È stata una settimana molto difficile per me, perché l'anniversario mi ricorda sempre questo momento che detesto ovviamente, però che so che l'energia non può morire mai, cambia, si muta. Così io saluto mia sorella Wendy, un giorno ti rivedrò, mi manchi da morire. E voi vivete di più, ti prego. Io non mi alleno per una questione estetica, mi alleno perché mi sento vivo quando mi alleno. Dico: oh, il fisico funziona quando mi alleno. E l'altra cosa è che mi rendo conto: se sei fuori forma le prime volte ti sarà noioso, però insisti, perché il corpo poi diventerà tuo e ti sentirai veramente grande. Ultima cuoricini della giornata, vi voglio bene, vado a fare un po' di allenamento per la mia palestra online. Se volete venire e fare la prova gratuita, cliccate sotto, venite su Now, e per il resto vi adoro. Ciao a tutti.